Ora abbiamo impostato una frequenza, abbassiamo un pochino il volume, di 2770 Hz circa, quindi 2770, e questo è il volume, e vediamo qui nell'oscilloscopio, nello schermo dell'oscilloscopio, i due segnali che sono uno, cioè questo è il segnale emesso dall'altoparlante. Infatti questi fili, no? Allora qui c'è l'output del generatore segnali, questo filo va qua dietro, adesso qui non si vede molto bene, però qua dietro ci stanno i contatti, quindi questo alimentatore, questo generatore segnali fa oscillare la membrana che sta all'interno di questo altoparlante. A sua volta questo altoparlante è collegato tramite questo filo, canale 1 o canale A, è collegato con l'oscilloscopio, e questo è il grafico che indica profilo locale stavolta in funzione del tempo, è riportato il tempo in orizzontale, quindi su questo schermo c'è il tempo in orizzontale, profilo locale diverso da questo disegno che vediamo qui, che era il profilo globale, che era una fotografia in cui il tempo era fissato. Questo invece è il profilo locale, è il profilo locale che fa vedere al variare del tempo le sovra e le sottopressioni emesse dall'altoparlante. E come si vede, quando io parlo non disturbo questo segnale, perché questo appunto è il segnale dell'altoparlante che viene comandato dall'alimentatore e non dalla mia voce. Se io invece accendo l'altro segnale, questo è il segnale registrato dal microfono, che attraverso questo filo va nel canale B, canale 2. Si vede che la voce disturba questo segnale, e si vede anche che l'ampiezza del microfono è un pochino più bassa, perché il microfono è posto a una certa distanza dall'altoparlante e quindi riceve un suono più debole. Comunque, adesso accendiamo entrambi i segnali e vediamo che cosa succede mentre spostiamo avanti e dietro il microfono. Vediamo che intanto, spostando il microfono indietro, il segnale un pochino si indebolisce, l'ampiezza cala, ma soprattutto il segnale del microfono va in fase oppure in controfase con quello dell'altoparlante. Per esempio, alziamo un pochino il volume. Ora i due segnali sono in fase e ora sono in controfase. Allontanando ancora il microfono, i segnali vanno in fase, poi vanno in controfase. E è questo il modo che ci permetterà di trovare le fasi e le controfasi, come indicato in questo disegno qua. Infatti, in questo disegno si vede che quando, diciamo, riportiamo in questo modo qui, quando il microfono è, per esempio, a una lunghezza d'onda di distanza, quindi sono in fase, oscillano in questo modo, vediamo appunto questo disegno sullo schermo dell'oscilloscopio, cioè vediamo i due segnali in fase. In controfase invece vediamo appunto che ventre e cresta sono messi uno contro l'altro. Torniamo al nostro esperimento, alziamo il volume ed ecco qua le fasi e le controfasi. Tuttavia, il modo migliore per realizzare questo esperimento non è usare le sinusoidi, perché è difficile beccare in modo preciso, trovare in modo preciso la posizione di controfase o la posizione di fase. È meglio lavorare con le ellissi di Lissajous. Quindi, quando uno avvicina e allontana il microfono, si formano queste ellissi che degenerano in segmenti. Per esempio, adesso l'ellisse degenera in un segmento, poi io allontano, l'ellisse degenera in un segmento, in un altro segmento, orientato stavolta in questa direzione. Vedremo che questa è la fase, questa direzione è la fase. Quando io allontano ancora il microfono, l'ellisse degenera in un segmento, messo invece con questa inclinazione, che è la controfase. Dopo spieghiamo meglio perché questa è la fase e questa è la controfase. Per adesso invece ci limitiamo a prendere le posizioni. Quindi cominciamo da qua, ecco, e segniamo qui la posizione dell'altoparlante, che in realtà non serve,
e qui segniamo la posizione del microfono e abbiamo visto che quando il segmento è orientato con questa inclinazione è una controfase, dopo lo vediamo meglio perché è una controfase, quindi qui scrivo C. Poi sposto il microfono verso destra, quindi allontano il microfono dall'altoparlante e l'ellisse va adesso io perché parlo quindi si disturba il segnale, però l'ellisse va a degenerare in un altro segmento messo in questa direzione, in questa inclinazione qua. Questa è una fase, allora io vado qui e scrivo F e questa dovrebbe essere mezza lunghezza d'onda. Questa è mezza lunghezza d'onda, però noi non ci accontentiamo di un'unica misura di mezza lunghezza d'onda, vogliamo proseguire, quindi allontaniamo ancora il microfono, eccolo, ecco qua, più o meno siamo qui. Questa, adesso purtroppo l'esperimento un pochino cambia quando uno si avvicina, si allontana con la mano, questa è una controfase e quindi lo scriviamo qua. C, allontaniamo ancora, l'ellisse degenera in un segmento obliquo primo e terzo quadrante, eccolo, più o meno, e qui c'è una, ecco, qui c'è una fase, continuiamo, quindi spostiamo ancora, l'ellisse degenera, possiamo cambiare scala per vederlo meglio, ecco qua. Quindi qui c'è una controfase, allontaniamo ancora, l'ellisse, qui è un po' problematico trovare la posizione esatta, ecco più o meno, e quindi qui c'è una fase. Bene, possiamo anche fermarci qui, abbassiamo il volume, adesso abbiamo registrato tutte queste posizioni, quindi qui c'è l'altoparlante, non ci importa la posizione precisa, ci importa invece dove stanno le fasi e le controfasi e sappiamo che questa distanza è lambda mezzi, mentre invece tra due fronti d'onda, per esempio, cioè questa, è una lunghezza d'onda, quindi tra due fasi o tra due controfasi abbiamo una lunghezza d'onda, invece per questo disegno qua, no? Perché tra due fasi FF c'è una lunghezza d'onda perché è la distanza tra due fronti d'onda di aria compressa, o due controfasi è la distanza fra due zone rarefatte d'aria. Invece fase controfase è mezza lunghezza d'onda, come è indicato qua. E quindi contiamo da qui a qua giù, ne contiamo una lunghezza d'onda, due e mezzo. Quindi tutta questa distanza corrisponde a 2,5 lambda, o 5 mezzi lambda che è lo stesso. Infatti sono 5 mezze lunghezze, 1, 2, 3, 4, 5, sono 5 lambda mezzi. Ora dobbiamo semplicemente prendere una riga e misurare. Quindi, vediamo quant'è questa distanza. Da qui a qua sono circa 34 centimetri, quindi scriviamo che 2 lambda e mezzo e mezze sono 34 centimetri, perciò possiamo ricavare lambda facendo 34 centimetri diviso 2 e mezzo. Fai pausa.